Buongiorno, bentrovati. Buon sabato 12 novembre, ultimo sabato dell'anno liturgico. Oggi la Chiesa ricorda San Josafat, vescovo e martire. Egli visse nell'attuale Ucraina, nella Rutenia, all'epoca sotto l'impero austro-ungarico, e nella sua vita fu un ricercatore dell'unità. Infatti, mantenendo le tradizioni orientali e la liturgia slava, si unì alla Chiesa di Roma e convinse molte persone a ritrovare l'unità con la Chiesa romana, con il Papa. Per questo però fu odiato e venne ucciso e morì martire. Preghiamo, affidiamoci alla sua intercessione, chiedendo pace per l'Ucraina e chiedendo pace per l'intera Europa e per il mondo intero. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. In quel tempo, Gesù si mise a dire ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. L'anno liturgico si chiude con questo ammonimento che è il finale del discorso escatologico che leggiamo nel Vangelo di Marco, questo perentorio invito alla vigilanza. E in qualche modo la chiusura dell'anno liturgico già ci introduce alle tematiche dell'Avvento, che è della vigilanza uno dei suoi temi principali. Il padrone di casa che torna e dà incarico ai servi di attenderlo è chiaramente immagine di Gesù che ritornerà a giudicare i vivi e i morti, ed il suo regno non avrà fine. Egli tornerà e dobbiamo aspettarlo. Vegliate per non essere sorpresi. Ma appunto questa vigilanza deve essere forte, perché anche noi non sappiamo quando verrà la nostra ora, non sappiamo quando finirà il mondo, ma non sappiamo nemmeno quando noi personalmente saremo chiamati a giudizio da Dio. E quindi vegliamo, perché la nostra vita è un soffio, ma è anche un grandissimo dono, anzi è un grandissimo dono, e dobbiamo viverla con dignità, cercando di fare sempre la volontà di Dio e imparando a contare i nostri giorni per giungere alla sapienza del cuore. Chiediamo la grazia di vivere bene, di fare il bene, di camminare nella volontà di Dio, di servirlo con gioia e letizia, di servirlo con esultanza e vera testimonianza, come ha fatto San Josafat, che fu artefice di unità e seminatore di comunione, e senza avere paura dei contrasti che inevitabilmente si trovano, perché il Signore ci chiede di vegliare. Vegliate dunque, non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Chiediamo la grazia di entrare con sentimenti di vigilanza e con atteggiamenti di prudente e costante preghiera nel tempo dell'Avvento ormai prossimo. Buona fine anno! Buona giornata! San Josafat prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo.